E andiamo. Sì, faremo prima da questa parte. Accidenti. Cosa? Niente, solo che... non ho mai visto niente del genere, ecco. Parli del bosco? Sì, non ho mai camminato in un bosco. È figo. Perché non mi riporti da Marlene? Se fosse stata in grado, non ti avrebbe lasciato con noi. Magari ora sta meglio. Non vorrei deluderti, ma i tuoi amici non hanno mai avuto molte speranze di sopravvivere. È più forte di quel che pensi. Non importa. Dubito potrebbe riportarci in città tutti interi. Fidati. Vorrei anch'io che ci fosse un'altra soluzione. Dobbiamo scalarla? No, non da questa parte almeno. Dobbiamo aggirarla. Ehi, guarda! Delle lucciole. Beh, intendo lucciole vere. Sì, le ho viste. Scusa, io... per un attimo mi ero distratta. Thank you.
Vediamo. Sei tu, Bill? Dove vi incontrate? Eh? In diversi posti. Non sei mai stato qui, è vero? So che vive qui, ma... No, non c'ero mai stato di persona. E quel fumo può essere lui? Meglio che sia così. Beh, andiamo a controllare allora. Andiamo. Qua giù. Ma sta attenta, è un bel salto. È quello. Oh, merda. Qui dentro. Tutto ok? Cerco di imparare a fischiare. Tu non sai fischiare. Non so fischiare. Incastrata dall'altro lato. Ok, aiutami a salire. No, no, non è una buona idea. Non posso certo sollevarti. Come l'apriamo? Ok, vieni. Dammi il piede. Ascolta, devi solo aprire, ok? Nient'altro. Certo. Piano, piano. Ta-da! Bel lavoro. Grazie. Dunque, diciamo che prendiamo questa macchina dal tuo amico. E poi? Beh, poi andiamo da Tommy. Merlin dice che è tuo fratello. E soprattutto faceva parte delle luci. Lui avrebbe saputo dove portarti. Ah, ok. Vive lontano da qui. Ci serve un'auto. Gesù! Porca miseria! Ma che... Che cosa diavolo era? Era una delle trappole di Bill. Forse il tuo amico è un po' paranoico? Per usare un eufemismo. Ma chi è questo tizio? Beh, ci ha aiutato a contrabbandare cose in città. Sa come trovare roba. Speriamo di non saltare in aria cercandolo.
Guarda solo dove cammini. Devi insegnarmi come si fa. Cavolo, Bill sa usare l'arco. Immagino di sì. Tutto ok, sali. D'accordo. Ecco, questa ci sarà utile. Merda. Vedi quel cavo? Stai al di sotto, ok? Tieni la testa bassa. D'accordo. Hai sentito? Sì. Guarda qui. Stai indietro. Ok. Gli affari sono spettacolari. È uno dei modi per farlo. Vedi quello? Vai indietro. Andiamo. Stammi vicina.
Porca troia, Bill! Che è successo? È una delle stupide trappole di Bill. Là, il frigorifero. Sembra essere quello il contrappeso. Ok. Taglia la corda e scenderò! Faccio io! Joel! Merda, arrivano! Joel! Vai alla corda! Ellie! Come va? Vai alla corda! Ellie! Come va? Faccio più in fretta che posso! Quando vuoi, Ellie. Aspetta! Stai bene? Sì! Puoi farcela! Okay. Ecco! Prendi! Grazie! Porca puttana! Forza! Si taglia! Sbrigati! Veloce, si avvicinano! Lascia stare, figlio di troia! Oh!
siamo quasi. Seguitemi. Arrivano! Porta! Stanno per sfondare! Avanti di qua, attraverso il camion! È aperto, forza! Diavolo! Era un pelo! Grazie per averci salvato. Ellie. Ehi, ma che... Joel! Bill! Che stai facendo? Bill! Lasciami! Girati e mettiti in ginocchio. Calmati un secondo. Girati e mettiti in ginocchio. Oh, oh. Non provocarmi. Stai... Vacci piano. No, Cristo! Sei stato morso? No. Ti spunta qualcosa? No, Cristo, sono pulito. Se vedo anche solo un... Basta! No. Stronza! Hai finito? Sì, ho finito. Entrate nel mio rifugio. Fate saltare tutte le mie trappole. E quasi mi spezzate il mio braccio buono. Ma che cazzo è questa? E che ci fa? Chi sono io? Non sono cazzi tuoi. Siamo qui perché devi a Joel dei favori. E puoi iniziare togliendomi queste. Io devo a Joel dei favori? Cos'è, uno scherzo? Vado dritto al punto. Mi serve un'auto. Ah, è davvero uno scherzo? A Joel serve un'auto? Beh, anche se ne avessi una funzionante, non è così. Cosa ti fa pensare che la darei a te? Eh? Certo, Joel, fai pure, prendi la mia auto. Prendi anche tutto il mio cibo, già che ci sei. Beh, un po' di cibo in meno non ti farebbe male. Ascoltami, stronzetta. No, fanculo, mi hai ammanettato. Ti prego, puoi stare zitta. Ok. E tutti questi favori che ti dovrei non valgono così tanto. E invece, Bill, ti sbagli. Beh, non importa, perché non ho un'auto che funzioni. Ma ce ne sarà una in questa città. Pezzi, ci sono dei pezzi in città. Che vuol dire che potresti sistemarne una? Va bene, ma per farlo avrò bisogno di alcuni attrezzi. Bene. Dall'altra parte della città. Tu mi aiuti ad andare a prenderli. E forse io riuscirò a mettere insieme qualcosa. Ma fatto questo, non ti dovrò più niente. D'accordo. Fra un paio di giorni saremo comunque tutti morti. Bene. Seguitemi. La città è piena di fottute trappole. Statemi attaccati al culo. Delizioso. Dacci un taglio.